questa è via Cademasi, che collega la Valle del Sillaro col Monte Renzio. Appena superato via Malpasso, sulla destra alcuni cartelli con vari divieti ci dicono che il Dragone di Sassuno è visitabile solo nelle giornate di martedì e venerdì. Che giorno è oggi, Giorgia? Oggi è venerdì. Allora possiamo andare. Le salse di Sassuno o del Dragone si trovano lungo la valle del rio Sassuno, affluente di sinistra del torrente Sillaro. La posizione e la dimensione di questi vulcanetti di fango cambiano continuamente. La loro attività pare fosse molto più vivace in passato, quando queste esplosioni diedero proprio il nome di Dragone. Vengono riportate testimonianze che i getti di fango superassero addirittura i 50 metri. Nel tempo sono nate moltissime leggende come spiegazioni di questo fenomeno. Una di queste raccontava che si aggirasse in queste zone un drago che faceva strage dei poveri montanari. Un coraggioso prete lo maledisse e lo confinò in una profonda voragine proprio in questa zona. In realtà, le salse del Dragone di Sassuno sono dei vulcanetti di fango che emettono delle melme fredde, salate, gas e tracce di petrolio. Hanno origine della presenza in profondità di sacche di idrocarburi, petrolio e gas, accompagnate da acque salate fossili, tracce dell'antichissimo mare che ricopriva queste zone oltre 5 milioni di anni fa. Risalendo a causa della pressione interna del giacimento, stemperano le argille formando fanghiglie salate più o meno dense. Certamente questo fenomeno naturale è molto interessante e attira la curiosità di parecchie persone.